buongiorno, hello. Bene, allora, siamo ancora qui vicino al Chicken Tractor, perché è il posto più, come dire, ombreggiante, ma vabbè, meglio per le riprese, insomma. So we're here under the shade of the walnut with the Chicken Tractor. This is like one of the coolest places here. Anche per la luce dietro, tutto, vabbè. Come state? How are you? Chiudiamo gli occhi un momento, respirare. So just gonna close our eyes a moment, just breathe. Sentiamo certe parti molto presenti, magari sentiamo queste parti qua un po' più tesi, magari la schiena. So there are certain parts that we feel a bit more tense than others, maybe this part, maybe our back, maybe our shoulders. And there are other parts where we're not really very aware of them. Ci sono altre parti dove non siamo consapevoli del corpo. Nella pratica, allungandoci, respirandoci, portandoci l'attenzione, uniformiamo questa consapevolezza del tutto quanto. So in our yoga practice we have with the breathing, with the lengthening and bringing the awareness in, we fill all these holes and redistribute the energy in the whole body. So this is what we're going to start off doing today. Quindi questo è quello che iniziamo a fare oggi. Quindi sia che sta sulla sedia, che sta su per terra, è la stessa cosa. Allora, facciamo prima questa parte. We're going to do some work on like our neck and shoulders first of all today. So very gently, just stretching the head very, cioè dolcemente tiriamo un po' qui con la mano così, sentire che i muscoli si fanno spazio. Respirare. Dolcemente, piano, tornare, very gently coming back, and the other side, first the head maybe, prima la testa forse, poi la mano. Sono tanti i motivi per cui accumuliamo tensioni. There are really a lot of reasons why we accumulate tensions in our body. We're just going to try and redistribute it. No? When we free up tension, energy is released. Quando liberiamo delle tensioni, l'energia viene liberato, no? È come sono come delle strozzature, no? In un tubo d'acqua, l'acqua non passa più, no? È come. So anyway, let's carry on. So so the shoulders. Let's just do a very gentle twist. Well, respirando, contenti, breathing, happy. Sentire tutte le tensioni che si sciolgono, feeling all the tensions that are just melting away. Piano tornare, l'altro da lato.
tornare. So coming back. So now do this again, but let's just do the head first of all. Facciamo prima la testa. E si sente che tira, no? You could feel it sort of like gently pulling a little bit in our neck here. Gently, facciamo dolcemente. L'altro lato. Piano, dolcemente. Uno si potrebbe anche domandare perché dobbiamo allungarci. So one might ask oneself, why is it that we have to stretch even? If we look at cats, dogs, all animals, they all stretch. Se guardiamo i gatti, i cani, tutti gli animali, loro si allungano sempre. Fanno, quando sentono hanno bisogno, lo fanno. Se fossimo in questa sintonia con il nostro corpo, che sentiamo quello che abbiamo bisogno, lo faremo anche noi di più. So if we were in really connected to our bodies like the animals are, our body is like an animal, then we would do the same. We would also be spontaneously stretching every now and again, feeling tension, just let it go, or just like letting go everything. It's like, let go, let go. gli animali si abbandonano. Allora, ora, quindi giriamo, facciamo la stessa cosa, e questa è una torsione esteso, quindi allungato. This is like a lengthened twist, so this here, here, and then this, we feel this here, but we feel it also connected all the way through the back, the bottom. La sentiamo la torsione, il lavoro sui muscoli, non solo qua su, ma che passa lungo tutta la schiena fino a giù adesso. Quindi stiamo qui comodi, so it's not going to go too much, just very gently. And just breathe in the whole of whatever we're feeling. Quindi respiriamo in tutto quello che stiamo sentendo in questo momento. E tornare. E giro l'altro lato. Quindi stiamo connettendo il collo al metà della schiena al basso qua. Ecco. E ci fa sentire più connessi già. E tornare. Aggiungiamo ancora una cosa. So we're going to add another, something else on this, which is very interesting. So we have the spine goes up and down. Quindi aggiungiamo cascata un noce. Duri, questi. That would have been hard, if that fell on my head. But anyway, it wouldn't do anything to me, probably. So the next thing is to feel that this is going down, let's say down, and this is going up. Sentiamo i poli opposti, no? L'allungamento della spina dorsale. E teniamo, so we're feeling this lengthening, and this thing is stays when we twist. So we do it again, la facciamo di nuovo, questa la manteniamo questa lunghezza mentre giriamo. Quindi eccolo di nuovo. È già molto più comodo. It's already much more comfortable like this, right? E piano tornare. E l'altro lato. Lunghi.
tornare. Mettiamo una mano sopra la testa, così, e come andiamolo incontro. So put a hand on top of our head, we sort of like growing, our spine is growing, and we're sort of trying to push our hand with our head. Ok, questa però non deve essere rigido, ok? Quindi sta qui, il resto si rilassa, ok? So we keep our head tall, but the rest of our body is relaxed, so it's not rigid. We want this to be functional. Hmm? Ora sentiamo la connessione con i piedi, piedi che passa attraverso tutto. Ok, so let's feel our feet, wake up our feet a little bit perhaps. And the feet go through all the way up. So we're then much more connected with the whole body through the knees. Ok? Dobbiamo svegliare un po' più giù, perché è un po' più addormentato giù rispetto a su adesso, ok? So we have to wake up the bottom part, because it's not quite as awake as the top part is now. But already we start to feel like these tiny things make a huge difference. Sentiamo già che queste piccole cose fanno una differenza enorme. Se vogliamo è un po' un lavoro di posturale, però un po' più fino. So if we like, this is a bit like a posture work, but it's a little bit more fine. It's not like saying be like this, be like this. It's like find your growth. E non è come dire fai così, fai così. È come ritrovare la colonna e tutto il resto poi trova un suo posto. Allora, le gambe. Cosa facciamo con le gambe? Facciamo questo. Incrociamoli. E facciamo un'altra torsione. I'm going to do another twist like this. Respirare, breathing. Non troppo, il giusto. So don't pull too much, just the right amount. E tornare. So up, tall, dritti alti, e dall'alto, dal basso, zac, zac, zac. E questo braccio ti apre un pochettino il ginocchio. So this arm is very gently opening the knee slightly and looking behind us. E con lo sguardo un po' dietro. Allora, sentire il secondo gli effetti, so just listening to the effects a second. Bene, voglio fare ancora altri lavori. Facciamo prima questa, dolcemente massaggiamo il polpaccio. Just gonna massage our calf muscle a second. This is full of tension, eh? It's like pieno di tensione questa. Metti un dito qua e una urla quasi. Quindi dolcemente massaggiamo un po' il polpaccio. Ok, piano giù. Piano cambio, massaggiare il polpaccio, massaging our calf muscle.
piano giù. Bene, andiamo giù. Relax the head, rilassa la testa, le spalle. Piano su, profonda, ancora, this foot a bit further forward, il piede dietro e viene un po' anche in avanti, anche questo piede qua un po' in avanti, questo è di più ovvio. So this leg a bit further forward in the diagonal and we bring the hips forward, portiamo quanto possiamo le anche in avanti. And breathe, respirare. Tornare. Molto bene, fantastico. Prima di andare in piedi facciamo questo respiro, so before we stand up we're just going to do these breathing, so breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe out, inspirare, espirare, inspirare, espirare, espirare. Qualcosa ho fatto di strano qua. So I did something a bit strange here. Let's do it again. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Ah, breathe out. You could also do it where we breathe in again and breathe out. Let's try it like this as well. Breathe in. Espirare. Inspirare. Inspirare ancora, espirare. Questa mi convince quasi di più, forse è più difficile, non lo so. This, I like this, this way better. Let's try again, breathe in. Inspirare, espirare. Inspirare, inspirare ancora. Espirare. Quando saliamo, spingi con i piedi. When we come up, push with your feet. Push with the feet, push with the feet, push with the feet. And then out. Again, one last time, l'ultima volta. Espira giù. Inspirare. Inspirare ancora. Espirare.
pollice. Prima di salire in piedi, momenti tranquilli. Anzi, facciamo questo prima. Inspirare su. Espirare. Gambe dietro, disteso, pallone giù, allunghiamo il polpaccio. So we're stretching our back, leg back, straight out, hips forward, heel going down to the ground, and we can feel our calf muscles stretching here. Ok, change, cambiamo. Ok, poi giù. Le gambe leggermente piegate, se vogliamo, so legs slightly bent, if we like. Tornare, momento in piedi, sguardo orizzontale, so our gaze is like straight ahead of us. Change sides. Now going to slowly, we're gonna twist around. Giriamo un po' indietro. Bene. L'altro lato, the other side. Twist.
prendiamolo. Allora, anche questa è una torsione. This is also a twist. So, hand here, arm in the air. Si vede, no? You can see it. You can see it, yeah? Good. Tornare. Lasciamo stare questo qua. Just leave this whole cock. Sentire come tutto il corpo ora è più vivo. So feel how the whole body now is already much more alive. So, allora il concetto di salute sarebbe questo, di sentire il corpo veramente vibrante. Dai dita dei piedi, alle dita delle mani, alla testa. Sentire tutto il corpo vibrante. So this concept of health that we mentioned quite a while ago. But it means that the whole body is really, we really feel the whole body awake and present and vibrant. And this is a much better for me. This is a much better way of defining good health than not absence of symptoms. Questo è un buon modo per sentire la propria salute che non è assenza di sintomi, no? Sentire il corpo veramente vivo, vibrante, profonda. Ancora. Ancora. Possiamo fare meglio. We could do even better than this, no? Allora, come forward, but not really down. E un po' in avanti. Apri le gambe di più se serve. So open the legs a bit more if it's needed. I'll show you sideways. We're like this sort of thing. Se troppo, anche così. Okay, if it's too much, also like this. But the important thing is you feel your spine coming forwards. L'importante è che sentite la colonna che viene in avanti, i piedi, lo sentite? È un po' una rana. It's a bit like a frog, eh? This bit part is like this. Sitting frog. Troviamo le misure giuste e rilassiamo un po' la testa giù. So we find our right stance. I'm just gonna relax our head down. Molto dolcemente, piano piano, very slowly coming back up again. Sentire un po' gli effetti, aspettare che magari la testa non gira più, so wait, magari tendiamo un momento che la testa non... My head stops spinning a little tiny bit.
profonda. Three times lion pose, tre volte facciamo il leone, per il coraggio, la memoria, le rughe. So three times lion pose for courage, for memory and for our wrinkles. Scuoti le braccia, shake the arms a little bit. Just do this. Sending all our worries away, mandiamo via tutte le nostre preoccupazioni. Benissimo! Ancora Nadishodana, remember Vishnu Mudra, espiriamo a sinistra, inspiriamo a sinistra, espiriamo a destra, breathe out right, breathe in from the right, inspiriamo a destra. Espirare. Inspira. E continuiamo per un paio di minuti. So we're just going to keep this going for a couple of minutes. Wherever we breathe out, we then breathe in and then change. Piano piano fermiamo, sentire gli effetti. It's very slowly finishing this and feeling the effects.
facciamo 3 om concentrandoci qua. So we're gonna do 3 ohms, concentrate between our eyebrows, making it really resonant and vibrating. Le facciamo risuonare molto tra le sopracciglia. Anche 3 volte nel cuore qua, 3 ohms in our heart center. Ancora un minuto fermi, sentendo gli effetti, still a minute or so, just listening to the effects. Piano piano sentire il corpo, l'ambiente, profondo con le braccia. Bene, very good. So, abbiamo iniziato nell'inverno, ora è estate. So we started together in the winter, and now it's already summer. Really hot. Eh? Now it's in the morning, so it's okay, but it gets really hot in the afternoon. È fresco ancora stamattina, però poi il caldo arriva, sto pomeriggio. Era ora, una si può dire. È estate. Quindi grazie. A luglio ci vediamo ogni lunedì. So in July we're just gonna have a live session every Monday. Continuate a praticare. Watch one of the old sessions if you like. So continue to practice. Watch one of the other old sessions if you like. E continuiamo a praticare yoga. So, we're going to continue to practice yoga. So, have an amazing day. And see you next Monday. Which is already July. Già luglio. Lunedì prossimo. Pensa un po'. Forse lunedì ci sarà, prima di lunedì ci saranno anche le galline. Le galline, i pulcini. Perhaps there will also be like little chicks by next Monday. Anyway. Have an amazing day and thank you very much.